Buonasera, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Vi faccio questo video dall'ufficio, sentirete un po' di come si dice, di eco, ma ve lo faccio ora perché domani viene il corriere a prendere questo pacchettino e volevo farvi vedere come ho confezionato delle creazioni. Innanzitutto voglio ringraziare Antonella per la fiducia. Ci siamo conosciute tramite un video che avevo fatto dove mostravo delle borse, gliene è piaciuta una, me l'ha praticamente richiesta e poi mi ha ordinato delle creazioni per sé e per fare dei regali. Vi faccio vedere quello che mi ha ordinato. Devo dire innanzitutto grazie perché devo dire è la prima commissione, quindi sono molto molto contenta. E niente, partiamo subito. Allora, ho confezionato in questa scatola della My Beauty Box perché io sono abbonata a questo servizio e sono perfette, mi ci è entrato tutto perfettamente. Allora, questo qui è un bigliettino di ringraziamento che ho fatto per lei. Ci ho messo degli omaggini, quindi tanto lo pubblicherò dopo che questo video dopo che il pacco l'ha ricevuto, quindi non spoilerò niente. Allora, faccio vedere tutte le scatoline sono fatte da me, tranne questa e questa, che questa è in legno e questa è acquistata. Allora, ho fatto queste scatoline che sono molto carine. Siccome ho studiato una misura per poter utilizzare i fogli 6x6 pollici, vi farò un video, dato che ora mi funziona la videocamera con il computer nuovo. E vi farò un video dove si fa queste scatoline piccoline che sono perfette sia per gli anelli che per creazioni piccoline, quindi top. Allora, ho realizzato in questa scatolina stupenda con della carta che avevo preso a Lidl e sia il cartoncino sopra che sotto. Devo ringraziare Valentina Donatiello, i capricci di Lilli su YouTube. Vi metterò tutti i link in box informazioni perché questo modulino io lo amo, lo adoro, l'ho fatto in tutti i colori. Poi in un prossimo video creazioni vedrete tutte le tipologie di orecchini che ho realizzato con i colori. Vi faccio vedere intanto queste due perché poi nel prossimo video non ci saranno. Allora, facciamo così. Allora, facciamo in questo modo. Ecco, facciamo così. Ecco, fatto. Allora, questi sono gli orecchini. Sono gli orecchini fatti con le Gem Duo. Sono stupendi, veramente bellissimi. Ho messo dei cipollotti in questa colorazione particolarissima. E sono della colorazione lava le Gem Duo. Ho inserito all'interno un perno da 10 mm perché ce n'ho tantissimi, quindi l'ho inserito un po' più grande e inserito con questo cartoncino molto semplice con dietro un pernettino in silicone. Fanno una figura pazzesca all'orecchio, sono super veloci. Questo è l'interno della scatolina. Sono super veloci, super economici perché veramente ci va pochissimo materiale, si realizzano in 10 minuti, quindi perfetto. Poi me l'ha ordinati anche in colorazione blu, con questo bellissimo blu metallizzato e ho messo dei cristalli Swarovski Turquoise AB2 per. Sono stupendi, questi qui all'orecchio fanno una figura pazzesca. Poi, questa è la scatolina con la base azzurra e no, con il coperchio azzurro, sì, buonanotte, con la base azzurra e il coperchio broccato su toni dell'avorio e del marrone, molto carino. Poi, anzi, le voglio tenere aperte che ci voglio fare una foto, ecco. Poi, in queste due un po' più grandicelle, anche queste le ho realizzate io, seguendo un tutorial di Mirarte, dove fa vedere le misure. Ora se ce la farò con una mano sola, vediamo, ecco fatto. Mi ha praticamente ordinato questa che è la rosa carolingia realizzata con forse si è vista praticamente il mio numero di telefono, vabbè che se ne frega, realizzata con super duo bianche, cipollotti oro, rocaglie 11.0 e 15.0 oro e all'interno c'è un rivoli in vetro color opal, bellissimo. Messo una catenina dorata con dei cipollotti all'inizio, abbastanza lunga con una chiusura semplice a moschettone, credo, non mi ricordo più, quindi devo vedere.
No, ho una chiusura così, una chiusura T-bar con il lucchetto, è molto carina. È una collana abbastanza lunga, l'ho lasciata lunga così sarà libera, insomma, lei eventualmente di portarla più o meno lunga, perché ho fatto anche un pochino di allungo. Poi, quarta creazione, mi ha ordinato questi. Sono stupendi, bisogna averli leva da... li levi dal sacchetto perché altrimenti non si capisce niente. Eccoli qui. L'ho messi su questo cartoncino che ho imbossato con la Big Shot. Questi sono gli orecchini di un tutorial di Valentina Giaconia e ve lo metterò, Linea Alchemiche Bijou su YouTube, ve lo metterò nel box informazioni. È un tutorial bellissimo, sono elegantissimi, secondo me per una sposa sono stupendi. Io ho messo queste perle in vetro e ci sono super duo perle da 8 mm e ho messo queste monachelle bellissime a lacrima, bellissimi. Il davanti è così, il dietro dell'orecchino è fatto a questo modo, quindi può essere anche un orecchino double fast. Ci sono delle perline da 4 mm che sono Swarovski, perché io non avevo delle perle da 4 mm bianche, queste mi sembrava che ci stessero benissimo, quindi perla da 6 e perla da 4 mm, tutte Swarovski, stupendi. E l'ho praticamente messi in questa scatolina con le rondini, molto carina secondo me. Poi un bracciale che ho messo in questa scatolina meravigliosa che ho trovato ieri, di questo colore viola, bellissimo. Il bracciale è il bracciale Decimo Meridio di Francesca Piombino, bellissimo, bellissimo, veramente bello bello bello, con le candy, le super duo, dei cipollotti e delle 80, un accostamento di colori molto particolare, verde, nero, colore matite, questo rosso particolare cangiante che lo rende veramente un bracciale particolarissimo. E poi ci ho messo un piccolo allungo e una goccina in vetro, così lo può regolare come meglio crede. E poi passiamo all'ultima creazione. Questo è un regalo che ha fatto lei per una sua amica. Allora, vabbè, questo è il mio bigliettino, fatti nuovi, sono molto belli secondo me, veramente carini. Ho anche messo il link dello shop Etsy che devo ricominciare a riempire, lo farò. Allora, questa è una scatolina in legno trovata ieri girando nei negozi del mio paese, adoro. Ho voluto mettere una scatola molto importante perché la collana è bellissima e secondo me deve essere valorizzata. L'ho lasciata così naturale, così sarà libera se qualora volesse, insomma, decorare la scatola o dipingerla o farci quello che gli pare, ma a me piaceva moltissimo questo color grezzo del legno con questo intaglio con i cuori, bella bella bella. L'ho rinvolta nella carta velina, che poi ce la rimetterò. Allora, mi ha richiesto gli orecchini in abbinato e li ho praticamente realizzati. Gli orecchini sono questi. Sono gli orecchini del modulo India, realizzati con delle perline occhio di gatto da 6 mm color acquamarina, che ho finito e che devo ricomprare assolutamente perché io amo le perline occhio di gatto. Rocaglie 110 argento e color blu iris e dei cristalli Swarovski in colorazione vintage che non si trovano più. Ho messo questa goccina in vetro color acquamarina molto bella, delle monachelle in acciaio. Questi sono gli orecchini e questo è il pezzo forte. Ve lo metto nella scatolina. Aspettate. Ecco, facciamo le cose non tanto professionali, ma ho il cavalletto a casa e domani viene il corriere a prenderla. Mi sono scordata di fare il video e ve lo faccio ora, in una pausa, della pausa pranzo praticamente. Ecco qui il video, sì il video certo, ecco qui la collana. È meravigliosa, bellissima, le farò anche in altri colori con degli spezzoni più piccoli. È una collana stupenda, l'avevo messa a un prezzo scontatissimo perché era l'ultima rimasta, l'avevo fatta anche una bianca che qualche anno fa avevo venduto, poi mi era rimasta questa e l'avevo messa a un prezzo scontato. Poi siccome io sono un po' perfezionista per queste cose, sono un po' pignola e l'ho voluta rifare da capo, l'ho praticamente rifatta di sana pianta perché avevo visto, siccome era una collana fatta con un filo da tessitura prima di tutto e portandola ai vari mercatini mi si era un po' allentata, in più mi si vedeva il filo in alcuni punti. Siccome sono migliorata con la tecnica, devo dire la verità, l'ho rifatta, tanto mi ci è voluto un'ora, quindi sono molto contenta del risultato.
Mi avvicino, vediamo se riusciamo a far mettere a fuoco. Ecco, la collana è questa, sono 2, 4, 6, 8, 10 moduli, più due di questi piccolini, più questi modulini sotto. Ho inserito qui delle goccine in cristallo. Ci sono le stesse identiche cose che ci sono negli orecchini. Catenina in acciaio, invece l'avevo messa una catenina diversa, in ottone, invece qui l'ho messa in acciaio, è bellissima questa catenina. Chiusura T-bar con questa farfallina bellissima argento e un pendente sul collo, sempre fatto con un modulino India. La mia intenzione è quella di fare delle collane con tre pezzettini, tipo questo pezzettino così, più piccole, quindi anche un pochino più economiche, ma molto particolari a giro collo. Devo dire la verità, molto bella. Poi ora vi metterò, prossimamente farò anche altri colori di questa collana. Vi metterò le foto su una pagina che sto per aprire, poi vi manderò tutti gli inviti, quindi accettateli. E niente, vi metterò poi tutti i link nei box informazioni dei tutorial che ho seguito. Poi ho voluto mandare in omaggio questi, perché gli erano piaciuti, poi l'aveva tolti dall'ordine, io gliel'ho voluto mandare lo stesso. Sono degli orecchini fatti da me a peyote, praticamente, peyote circolare, è bellissimo, insomma, un herringbone, brick stitch, insomma, con goccina nera, devo dire la verità, bellissimi. E poi gli ho mandato due omaggini a sorpresa che sono qui, perché ho fatto delle creazioni semplici e ho deciso che ogni tot euro mandavo una creazione in omaggio. Questo è quello che praticamente manderò via domani a Antonella, che ringrazio ancora. Le metto tutte qui così facciamo una panoramica velocissima. Devo dire la verità che questa tipologia di orecchini del modello India, della collana del modello India, è veramente bella, molto bella. Vediamo se c'entra tutto. Questo lo metterò qui e gli ultimi orecchini li metterò qui. Vediamo, Non volevo far vedere il numero di telefono, ma penso che ormai l'abbia visto chiunque. Vabbè, ecco fatto. Allora, sì, ne ho tappate uno e ne ho aperto un altro. Questa è tutta la panoramica delle cose che... Me lo giro perché così si vedrà meglio. Ecco, tutta la panoramica delle cose che manderò ad Antonella. Io la ringrazio ancora. Come sempre, chiunque fosse interessato all'acquisto delle mie creazioni, basta che mi contatti. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!